questi due libri sono il faticoso e difficile parto di una decina d'anni di ricerca. La cosa più impegnativa forse è stata rendere comprensibile a tutti quello che è il contenuto dei due testi. La difficoltà grossa che noi abbiamo incontrato, anche confrontandoci con altre persone che lavorano nello stesso campo, è riuscire a far diventare estremamente pratico e umano, come d'altra parte noi siamo soggetti umani, pratici e corporei, quello che sono le teorie. È molto difficile spiegare con le parole del nostro linguaggio abituale determinati termini metafisici o spirituali. Il nostro impegno è andato proprio quasi totalmente a cercare di far diventare quello che avevamo compreso qualche cosa di concreto e reale. L'anima svelata, che è destinata soprattutto come guida da seguire per avere sempre sott'occhio tutti i riflessi somatici e emozionali collegati al circuito di equilibrio energetico dell'essere umano, io sono convinto che sia un manuale che si può consultare in modo rapido ed efficace. Alle ricerche di Caligaris, che è poi la base di tutto quello che noi abbiamo scritto e che è diventato questo metodo pratico, abbiamo aggiunto delle spiegazioni che riescono a rendere comprensibile quali siano i meccanismi che effettivamente si manifestano sull'essere umano nella sua totalità. In pratica il primo libro che abbiamo fatto parla dell'equilibrio emozionale, fisico e spirituale della persona, considerando tutti questi aspetti in modo contemporaneo, per cui noi sulla pelle, sull'involucro esterno del nostro corpo riusciamo a riconoscere e a modificare tutti questi equilibri lavorando su tutti i livelli contemporaneamente. Io penso che sia molto importante trattare sempre queste emozioni e queste risposte fisiche sotto la lente di ingrandimento della soggettività della persona, e anche questo non è stato dimenticato. Il primo libro ha soprattutto questo scopo, di divulgare in modo totale i risultati delle nostre ricerche. Hai qualcosa da aggiungere? Sì. Allora, l'anima svelata è stato una sintesi delle nostre conoscenze applicate alle ricerche di Caligaris, per cui la mappatura che lui ha trovato relativa proprio al sistema energetico base, per cui 10 sentimenti, 10 organi principali legati tra di loro da un sistema energetico di riflessi, di ripercussioni che si riflettono sulla pelle. Questo tipo di corrispondenza, riflessologia chiamiamola, che lui ha individuato, l'abbiamo integrata e interpretata attraverso le nostre conoscenze, che arrivavano da ovviamente un percorso totalmente diverso e molto più spirituale, più che naturale o terapeutico. Per cui abbiamo messo insieme quello che sono, per esempio, i corpi fisici, il corpo eterico, corpo astrale e causale o io, della teologia, dell'antropologia, teosofia più che teologia, perché sono sempre quattro ma hanno nomi diversi, come sempre. Il problema della terminologia è un problema che tutti gli esseri umani hanno in tutte le discipline, soprattutto quando si tratta di lavorare a livello appunto religioso, spirituale o sottile, insomma le cose che poi vanno a toccare la parte emotiva dell'uomo sono delicati, e per cui ogni parola poi può essere fonte di disguidi, di credo diversi. Le religioni tra di loro spesso sono molto simili e nonostante questo si combattono per una parola, la figura religiosa riconosciuta piuttosto che no, eccetera. Un'altra cosa che abbiamo tentato di fare assolutamente nel libro, nei corsi, nelle conferenze, è di abbattere le barriere del linguaggio,
per cui cercare di mettere insieme quello che può essere il yin e yang dei cinesi, il positivo e negativo, il bene e il male, sono tutti concetti da unificare per poter comprendere e superarli. Per cui nell'anima svelata c'è proprio un discorso di cercare di mettere insieme il come è costituito l'uomo, per cui abbiamo una parte sottile, una parte energetica, una parte fisica. Nessuna delle due va messa in secondo piano, abbiamo il corpo per sperimentare, per vivere, per fare esperienza fisica, e per cui non va né trascurato, né mortificato, né messo in terzo piano, in quarto o peggio ancora. Per cui abbiamo integrato appunto l'essere umano e posto le conoscenze di Caligaris al servizio di questa visione olistica dell'uomo. C'è anche tutta la parte pratica, l'applicazione, le varie corrispondenze, cosa succede stimolando una certa linea, una certa zona, quali possono essere i lavori sia partendo dalla stimolazione fisica, sia partendo da un discorso di visualizzazione, immaginazione, utilizzo proprio del pensiero, perché anche questo, le corrispondenze ovviamente se sono da tutte e due le parti, vuol dire che io posso stimolare una zona cutanea e avere una ripercussione emotiva e fisica, però è anche vero che se io mi metto a fare un certo tipo di meditazione avrò anche delle ripercussioni energetiche e fisiche. Se mi tocco il fegato, se il mio fegato funziona male, mi arrabbierò, avrò una tendenza più aggressiva nei confronti della vita. D'altra parte, se io rivivo un episodio che mi ha causato rabbia, rancore e irritazione, avrò anche una ripercussione a livello fisico del fegato. Per cui c'è la possibilità di operare in questo circolo che si completa, è proprio pelle, organo, sentimento, e si può interagire o comunque intervenire su tutti i fronti di questo circolo. Credo che siamo riusciti a dirlo, ovviamente me la suono, me la canto, il libro è da leggere perché non è sufficiente raccontarlo brevemente. Abbiamo anche posto un po' di accento, un po' di importanza su quello che sono i sogni, perché lavorando a livello di riflessologia cutanea e comunque tutto il lavoro complessivo che siamo riusciti a svolgere, incrementa moltissimo la consapevolezza, per cui si risveglia la coscienza di una persona, la sua capacità di vedere, di percepire il mondo in modo diverso, più profondo, per cui consapevolezza e coscienza sono elementi chiave, e ovviamente si risvegliano anche i sogni, per cui persone che non ricordavano i sogni da anni, piuttosto che solo piccoli brandelli, iniziano a recuperare il vissuto onirico. Visto che nei sogni si tratta di avere uno stato alterato di coscienza, un altro diverso livello di percezione, aumentare il livello di coscienza dallo stato di veglia permette di superare la barriera del sonno e avere uno stato di coscienza anche onirico. Ovviamente anche lì non si tratta di schiacciare un bottoncino sulla pelle e instaurare subito dei meccanismi, dei superpoteri, però pian pianino la cosa è progressiva e è riscontrata su quasi tutte le persone, tutti i casi che abbiamo sperimentato. Generalmente la risposta è molto veloce, però in alcuni casi, cioè, è inutile dare false promesse. Siamo quelli che dicono provare per credere, e poi sicuramente i risultati ci sono e non mancano le soddisfazioni. Per cui c'è anche un piccolo paragrafo legato tutto al discorso dei sogni e del che cos'è il corpo del sogno. Con questo libro, L'anima svelata, che è uscito nel 2006 e che è il risultato di una decina d'anni di ricerche, abbiamo voluto rivolgerci a tutte le persone che sono interessate alla vera scoperta degli equilibri energetici che si manifestano sul nostro corpo. È un manuale abbastanza tecnico, anche se c'è una consistente parte di teoria di spiegazione di tutti i principi, può essere utilizzato da operatori che vogliono mettere in pratica il nostro metodo come una piccola bibbia di consultazione, e può essere utilizzato anche da chi si interessa a questo tipo di materie per riuscire ad agganciare tanti concetti che di solito rimangono nella nostra mente un po' vaganti e non collegati tra loro.
Io spero, anzi noi speriamo che l'anima svelata riesca a riportare tutto quanto ad un'unica unità, che è l'essere umano. L'essere umano ha delle forme di manifestazione, delle forme di energia molto complesse. Nella vita pratica, quotidiana, di sempre, queste forme di energia possono essere controllate, riequilibrate, seguendo il metodo Kalligaris, che ha preso questo nome in onore del nostro maestro scomparso che ci ha trasmesso le sue conoscenze e che sono diventate poi una pratica realtà di utilizzo quotidiano.